mostra. Intanto ringrazio la curatrice della mostra, Maria Rosaria Boccia, e il marito Lello Cittadese, l'architetto Lello Cittadese. E io ho scritto una poesia che recito per tutti con piacere. Donna Kiev, sono io nell'abito più bello del nostro giorno migliore. Sono la donna che ti aspetta e ti pensa quando tu non sei a casa. Sono la madre che porta in grembo un bimbo sperando che sia amore. Sono il pianto più disperato delle notti buie, quelle delle ingiustizie del mondo, dei peccati e delle colpe. Sono la donna in lacrime per i suoi figli al fronte. E sono sempre io, in ginocchio tra le macerie, la distruzione e il dolore delle ferite che ho tinto. Senza più niente di niente, abusata nel più profondo dell'anima, accecata da un buio dell'orrore, ma resto donna con quella forza che è solo mia, anche sotto il cielo di Chieti. Ci animiamo come cellule di stupore. Ascoltiamo il battito del cuore di una madre
abbracciare il mondo. Cerchiamo chiavi che aprano quella porta antica d'amore, che mai è un varco eterno. Raccogliamo delusioni, un rosso corallo ormai spento, culla di conchiglie che cantano il mare. Saremmo pronti a ogni cosa, e io, in un bocciolo di rosa, sento il profumo di un abbraccio che odora di te. Un alfabeto animato guida il carro del sole. È l'ora della musica. Il vento d'autunno libera un silenzio imploso. La tua voce. Le dita scivolano sulle pareti e bisbigliano. L'ombra delle mani ascolta come un'ape fra i tulipani. Si ciba di vita ad ali spiegate. Il soffitto si apre. Si lamentava della recessione. Ricordo che mio nonno mi diceva, approfittando della situazione, ad avvenire va fuori, ad avvenire va fuori. Il nonno, che era stato macchinista, parlava dei suoi treni con passione, ma poi mi sussurrava denti stretti, contando soldi della sua pensione. Ad avvenire baffone, ad avvenire baffone. Ad avvenire baffone, ad avvenire baffone.